Ciao da Medeo, il refresh dell'architettura Comet Lake è ancora sulla cresta dell'onda e a riprova di quanto dichiarato oggi vi faccio vedere un processore raro, in passato esclusiva del mercato cinese. Sto parlando dell'Intel Core i3 10105F, una CPU davvero particolare, difficile da reperire, ma non per noi di BPM Power. Iniziamo con la frequenza, che è la prima cosa che cambia in questo refresh di Comet Lake, che è di 100 MHz più alta sia per la versione base che per la Turbo Boost. Il nostro piccolo 10105F ha 4 core, 8 thread e un TDP di 65W. La frequenza base è 3,7 GHz, mentre quella boost arriva fino a 4,4 GHz. La lettera F nel nome del processore sta ad indicare che è assente una GPU integrata, quindi tenetene assolutamente conto prima dell'acquisto. Per utilizzare questo processore occorre quindi perentoriamente che siate dotati di una scheda video. Questa piccola versione boxata del 10105F è dotata di un dissipatore stock, uno di quelli non proprio performantissimi per intenderci, ma che va estremamente bene se volete creare un PC da ufficio o per propositi media, quali un media center e HTPC. Il suo prezzo sotto i 100 euro lo rende perfetto per creare un computer a basso costo, ma comunque abbastanza performante da reggere qualche gioco anche in grafica Full HD. Ovviamente, come ho già sottolineato poco sopra, dovete affiancarla a una buona GPU e sapere ovviamente che oltre il 1920x1080 non si va. Ad ogni modo, se questo è quello di cui avete bisogno, il 10105 fa per voi e lo trovate su BPM Power insieme a moltissimi altri processori, sia Intel che AMD. Vi invito a supportare ciò che facciamo se il video vi è piaciuto lasciandoci un mi piace e iscrivendovi al canale se ci volete particolarmente a cuore. Noi ci vediamo molto presto con altri video. Ciao, alla prossima!